Buongiorno a tutti. Non so neanche come cominciare questo video, anzi sì, lo comincio spiegando la mia faccia, la mia espressione, il mio mood di oggi. Fate conto che è sabato mattina, io ho il mio weekend libero da lavoro e a parte il fatto che sono completamente raffreddata, cioè sono in uno stato semi-influenzale barra raffreddamento, eccetera. Detto ciò, ho di nuovo Charlie che sta poco bene, nel senso che ha di nuovo un blocco intestinale. Cosa per cui a marzo era già stato operato e quindi stamattina ho fatto una corsa dalla veterinaria e quindi è ancora un enorme punto interrogativo come si risolverà questa faccenda. Quindi tu il tutto per dire semplicemente che se oggi non mi vedete particolarmente pimpante è perché ho appunto sono in pensiero per Charlie, ecco. Detto ciò, volevo assolutamente filmare questo video perché ho tanti prodotti nuovi che volevo mostrarvi appunto in videocamera e comunque riferirvi le mie impressioni perché ci sono alcuni prodotti veramente top e quindi ho pensato di filmarlo comunque perché adesso lui è dalla veterinaria e siccome ci vorrà un po' per fargli un po' di terapia, intanto io filmo così mi distraggo e mi porto avanti con il lavoro, va bene? Quindi questo è il background della giornata odierna. Adesso cominciamo con le cose frivole, ossia i trucchi. Allora, iniziando dal primer, in realtà ne ho alcuni, ma oggi ne provo in particolare, ne volevo provare due, aspettate, ho già dimenticato metà del materiale. Ok, un unico accenno, ho comprato della Essence questo primer che si chiama You Better Work ed è un Gene Proof Primer ed è un primer praticamente che esce un po' verdino, quindi anche un effetto color correcting, ma dato che attualmente ho la mia crema viso che è quella della linea Ginkgo Biloba dell'erbolario che già ha un effetto color correcting, non volevo usare anche questo. Comunque vi dico, l'ho provato un paio di giorni, non tanto di più, e devo dire che non è male, quindi se cercate un'opzione low cost sicuramente questo è da tenere in considerazione. Mentre oggi proviamo da un lato Minu, dai, per piacere, fammi filmare almeno tu. Da un lato proviamo di far sali la Unicorn Essence. Dopo che ne ho sentito parlare talmente tanto, finalmente mi sono decisa ad acquistarlo. Ho preso il 10 ml, quindi non il campioncino, ma la versione mini da Sephora. E oltretutto da Sephora lo sconto del 20 funziona su Farsali, quindi sappiatelo. E poi al centro del viso invece userò l'Ibuki di Shiseido, perché non credo di averlo ancora fatto vedere in video, però mi piace molto nel centro del viso come eliminatore di pori, diciamo. Allora, la Unicorn Essence è un Minù. Se ogni tanto vedete ballare il tavolo è perché la gatta maledetta lo fa ballare. È più una specie di siero, secondo me, che un vero e proprio primer. Infatti, sto ancora cercando di capire se secondo me funzioni così o se sia stato un acquisto un po' inutile. Per fortuna non ho acquistato subito la boccettona grande perché, oddio, guardate quanto divento rossa. Perché trovo che abbia buone proprietà come siero, ma siccome penetra immediatamente e non trovo differenze sostanziali poi nell'applicazione del make-up, non so se ne valga la pena acquistarlo appunto come primer. Quindi questo continuerò a studiarlo come prodotto. Fatemi sapere se voi avete un'impressione, una recensione da fornirmi, secondo voi come vi trovate. Mentre di Shiseido l'Ibuki secondo me è molto bello se avete i pori dilatati, infatti io lo uso sempre sul naso e ai lati perché appunto ha questo effetto cancella pori e aiuta a far sì che il fondotinta poi si stenda super bene, super uniforme appunto sulla pelle. E oltretutto ha questo effetto mattificante, quindi usato proprio qua al centro vi garantisce anche una tenuta un pochino più elevata a livello di lucidità. La parte più che preferisco chiaramente del video è il fondotinta, perché vi ho già fatto uno spoiler su Instagram e tutti volevate subito sapere di che fondotinta si trattasse. Fatto sta che ho deciso dopo lunghi ripensamenti
di acquistare il Peach Perfect di Too Faced, che era un pezzo che volevo provarlo. Sto praticamente collezionando tutta la linea di Too Faced, la Peach, perché mi piace da matti il pack proprio. Però volevo acquistare il fondotinta perché dice di avere un effetto comfort matte, quindi è sì opaco, però gradevole all'indosso. E ho letto e visto talmente tante recensioni positive a riguardo che alla fine ho detto: ma sì, dai, lo compro perché tanto la mia fissa per il fondotinta non ha mai fine. Quindi l'ho acquistato e ragazzi, è stato un colpo di fulmine. Questo fondotinta, intanto, è effettivamente la parola comfort è perfetta per descriverlo perché io posso indossarlo 14 ore in una giornata e non lo percepisco sulla pelle, ma ha una durata pazzesca, cioè vi fa proprio una pelle perfetta. Ha una coprenza medio, ma è modulabile fino ad elevata. E mi piace da matti. Io che amo l'effetto glow sulla pelle, vi dico che questo è il primo fondotinta opaco che mi ha conquistata fin dal primo utilizzo. Quindi adesso lo applichiamo insieme. Il fondotinta di per sé è abbastanza liquidino e io lo applico preferibilmente con questo fondotinta, sì, questo pennello di Puro Bio che è quello piatto. E come potrete vedere, partiamo da una coprenza media. Ma io di solito sulle guance tendo a costruirlo un pochino perché ho i rossori e un po' di cuperosa appunto qua, cioè un po' di venuzze più che altro, e voglio nasconderle, però il finish è bellissimo. Il profumo è molto buono, almeno a me piace, e la tenuta è pazzesca, veramente pazzesca. Quindi per me è stato un acquistone. Sì, ho già una marea di fondotinta, ma ciò non mi impedisce di continuare la mia ricerca del fondotinta perfetto. Poi chiaramente adesso che ho il raffreddore, il naso è inevitabile che il prodotto non regga tutto il giorno, ma perché a furia di soffiarlo non esiste fondotinta che resista anche a ciò. Però per il resto tiene super bene a bada la lucidità oltretutto, eh. Quindi se avete la pelle mista, grassa, io ve lo stra consiglio proprio occhi chiusi. Ok, adesso sì che ho un aspetto tremendo perché ho applicato solo il fondotinta e si vede che ho delle occhiaie pazzesche. Comunque volevo farvi vedere l'effetto del fondotinta applicato. Io dopo ci passo sempre su con una beauty blender per assorbire gli eccessi di prodotto chiaramente. Comunque, cosa ho da dirvi? Allora, intanto il colore che ho preso io è lo Snow, che è il più chiaro, che ha un sottotono un po' pescato comunque, non è neutro, quindi non sarebbe neanche il colore perfetto per me, però poco importa perché per il resto si sì, fa un po' stacco, però dopo con il bronzer e tutto è facilmente lavorabile, ecco. Non è uno di quei fondotinta che c'è ma non si vede, cioè non è come il Maestro Glow di Giorgio Armani che rimane ancora nell'Olimpo dei fondotinta. Questo è un fondotinta opaco, pertanto l'effetto che ha non è super naturale, però in questo momento che stiamo attraversando l'autunno, diciamo, mi fa voglia anche un make-up un pochino più costruito, pertanto apprezzo anche questo effetto un pochino più intensivo, più strong. Siccome non è una cosa che uso sempre, a cui sono abituata, per me ogni tanto per cambiare ci può stare. Quindi assolutamente io questo ve lo straconsiglio se avete la pelle che ha necessità di qualcosa che abbia un effetto opacizzante, avete bisogno di un fondotinta che vi duri veramente tutto il giorno. Io veramente dopo 12-13 ore che lo indosso, come non averlo? Cioè magari ritocco una volta ma un po' con una spugnetta e per il resto è perfetto. Quindi assolutamente un prodotto consigliatissimo e continuerò ad utilizzarlo con piacere. Mentre un prodotto che non è nuovo, è il mio correttore di Lancôme L'Effacerne. Questo lo applico come sempre sulle occhiaie e continua ad essere un correttore che adoro perché coprente il giusto, ma la texture non enfatizza linee d'espressione, non va ad infilarsi nelle rughette neanche dopo tante ore e il finish è abbastanza naturale, luminoso. Adesso ho già un aspetto un pochino più naturale, cioè non naturale, normale. Poi come cipria vado ad utilizzare una che in realtà non è nuova, però non so se ve l'abbia mai fatta vedere, ed è quella di RCMA, che è la famosa The Original No Color Powder. È una polvere appunto trasparente, traslucida, che trovo molto valida perché è super sottile.
cioè proprio bianca, e mi piace proprio per fissare il centro del viso perché regge tantissimo, si assorbe molto bene. Sì, se applicata in dosi un po' esagerate lascia un pochino un alone bianco, quindi non so se sia indicatissima per tutti i tipi di pelle, questo non lo so, bisognerebbe provare, oppure sono io che ne uso troppa. Però tendo ad applicarla appunto solo nella zona T con questo fondotinta, cioè in maniera così pesante, diciamo, perché è dove mi lucido più in fretta, sebbene con questo fondotinta non sia decisamente un problema, ma siccome oggi mi dedico all'opaco lo faccio per intero. E poi con una spolveratina generale sul resto del viso. In pratica oggi vi trucco un look che non mi avete mai visto indossare praticamente, che è la cake face. No, scherzo. Sì, oggi ci do dentro con il make-up, ma perché A, ho voglia di giocare un pochino, B, ne ho bisogno perché la mia faccia oggi è veramente imbarazzante. Poi un altro prodotto nuovo che ho acquistato sempre da Sephora con i saldi è la mini taglia della Peach Blur di Too Faced. Vi ho detto che sto sviluppando un'ossessione, tant'è che ho ordinato anche il bronzer di questa linea che avevo in realtà puntato da un sacco di tempo. Comunque questa la chiamo Translucent Smoothing Finishing Powder, quindi è una specie di cipria che però ha questa base un po' rosatina e dovrebbe avere questo effetto smoothing, quindi cancella pori eccetera. Io ogni tanto l'ho usata anche al centro del viso, però avendo questa base leggermente rosata, non so, non sempre la gradisco. Adesso la userò semplicemente così per fissare un po' il resto della base, però trovo che dia un effetto un po' rosatino, quindi non so, la devo studiare, non ho ancora capito se la trovi utile o meno, comunque è carina e profuma di pesca, quindi sono già due ottimi motivi per continuare ad utilizzarla, ecco. Però sì, non penso sia indispensabile. Poi invece bronzer, allora non credo di avere nulla di nuovo come bronzer, quindi vado ad utilizzare questo di Max Factor, che sapete adoro, è uno di questi tipo cotti e questa è la colorazione più chiara, e lo vado ad applicare con un duo fibre e cerchiamo di ridare un po' di colore a questo povero volto. Ah, tra l'altro con questo fondotinta sotto le polveri si sfumano super facilmente, perché il fondotinta si setta in ogni caso, anche se non andate a fissarlo con la cipria, si asciuga e quindi vi fa una bellissima base anche per le polveri. E poi, siccome oggi le cose le facciamo fatte bene, vado a ripescare anche la mia terra da contouring di Nabla, credo si chiamasse Gotham, sì, è proprio lei, e vado a scolpire un pochino i lati del viso, step che non faccio mai, ma oggi, siccome devo perdere un po' di tempo e distrarmi, faccio una cosa che in alcune mi avete chiesto, ossia cambiare un pochino il mio look. Ok, poi vado a fare le sopracciglia, non lo faccio in camera ma lo farò da sola. Però userò un prodotto nuovo che è di Wet n Wild, la Retractable Brow Pencil, che è una di queste matitone, diciamo, a triangolo con lo scovolino sul fondo, e la trovo carina, sì, però non so se vado a sostituire quella mia preferita di Kiko, quindi vado un attimo a fare le sopracciglia e ci vediamo tra un istante. Ok, sopracciglia fatte, come primer uso sempre il Soft Ochre di MAC. Adesso, prima cosa, finisco di applicare l'illuminante e uso Surreal di Nabla, che non è nuovo, ma lo uso come base per un illuminante che ho acquistato di recente. E l'illuminante in questione è super low cost ed è di Wet n Wild, di questa linea ne avevo già uno che era Precious Petal, se non sbaglio, ma l'ho dato via perché ne avevo un altro praticamente identico. Questo però si chiama Blossom Glow ed è bellissimo perché ha una base champagne ma con questo riflesso un pochino più rosatino, quindi un po' più freddo come sottotono. E ragazzi, è bellissimo, se avete un incarnato molto chiaro come il mio e cercate qualcosa con un sottotono un po' più freddo, che però non sia tipo glaciale o azzurro, questo è veramente bello. Ha un sottotono un po' più rosato, ecco, però è molto chiaro. Di solito trovo che gli illuminanti rosati li facciano con una base colore un pochino troppo intensa, mentre questo, come potete vedere,
È proprio bello. E questi illuminanti di Wet n Wild costano pochissimo, ma hanno una resa pazzesca, mi piacciono tantissimo. Ci siamo, adesso passando agli occhi. Allora, ho ricevuto giusto ieri un paio di prodotti di We Makeup che sicuramente conoscerete tutti per via dei loro rossetti liquidi che sono diventati famosissimi nel web e si dice che siano veramente tra i migliori rossetti liquidi esistenti. Io non li avevo ancora provati, quindi mi hanno dato la possibilità di sceglierne tre. Io ho scelto il numero 38, lo 04 e lo 02. Dopo ne vedremo insieme almeno uno di essi. Ma un'altra novità che mi hanno mandato è una delle loro palettine. Hanno praticamente ideato questo sistema di palette componibili di ombretti, quindi potete acquistare in sostanza le palette vuote e poi i refill per comprarvi, cioè per crearvi proprio la palette dei vostri desideri. Detto ciò, hanno delle palette già precomposte che potete scegliere e io nello specifico ho scelto la colorazione Cherry Pie tra quelle già presenti in gamma ed è fatta così, l'ho proprio allestita secondo l'ordine appunto del sito ed è una palettina che gioca, come potrete intuire, sui colori un pochino più caldi, rosati, viola, questo colore cranberry è una cosa pazzesca, ma c'è anche un giallo senape, ci sono dei punti luce, un dorato, insomma, molto bella. Vi ho messo la foto anteprima, diciamo, anche degli swatch su Instagram, quindi andatevela a vedere perché promette davvero bene. Quindi questa la voglio assolutamente usare oggi. Però, siccome non voglio limitarmi soltanto a quella, ho preso anche un paio di palette che non sfrutto quanto dovrei, ossia da un lato la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills e poi una palette che non so se sia ancora in produzione o che però è questa di Colourpop della linea My Little Pony che devo essere sincera, l'ho acquistata, swatchata, è bellissima, però ho come la sensazione che sugli occhi l'ha resa peggiori, nel senso che trovo che gli ombretti siano meno intensi, meno sfumabili di quanto sembravano appunto swatchandoli semplicemente. Quindi vediamo se integrerò anche qualcosina di questa. Detto ciò, iniziamo. Allora, vado a prendere la palettina di We Makeup, che tra l'altro ha anche un bello specchio all'interno. Ricordo un po' le palettine di Huda Beauty, ma è più grande. Ah, e tutti gli ombretti possono essere estratti. Se, vedete sul fondo qua ci sono tutti i forellini, quindi vi basta uno stuzzicadenti o qualcosa e riuscite ad estrarli. Allora, penso che giocherò sui toni un pochino più freddi oggi, rosati. Quindi vado a prendere, adesso non mi ricordo tutti i numeri, mi dispiace, ma la palettina, ripeto, la trovate già sul sito con tutti gli ombretti indicati. Vado intanto a prendere questo rosa qua e lo applico nella piega dell'occhio come colore proprio di transizione. E vi dico già che gli opachi sono molto belli, sono molto pigmentati e molto sfumabili, nel senso che non è affatto difficile usarli tra loro senza che si perdano i colori e sono stratificabili, quindi se anche inizialmente vi sembrano un po' leggeri a livello di pigmento, vi posso garantire che lavorandoli un po' riuscite ad ottenere l'intensità desiderata, ecco. Polverosità, sì, spolverano un pochino gli opachi, però secondo me nulla di drammatico, meno di quelli di Anastasia, si intende, e poi appunto non è nulla che mi turba. Comunque già con questo colore potete vedere quanto bello è la transizione e ripeto, lavorandolo un po' riuscite ad intensificare il pigmento a vostro piacimento. Questo colore è pazzesco, secondo me è il più bello nella palette, ve lo faccio vedere. Cioè basta non fare neanche pressione e guardate che razza di rilascio di colore che ha. Non lo userò oggi perché non è giornata per un cranberry di questo tipo. Poi a me personalmente fa sembrare un po' malata indossare questi colori sugli occhi, ma se siete chiaramente più amanti di questo genere, di sicuro come qualità non potrete lamentarvi perché sono veramente iperpigmentati, poi si dividono gli ombretti in base al finish, quindi se andate a dare un'occhiata sul sito comunque trovate tutto. Vado anche a prendere il colore più chiaro che sembra un panna, in verità è un panna con una punta di rosa all'interno e questo vado a sfumarlo al di sopra del primo colore utilizzato proprio per sfumare per l'appunto ancora meglio i bordi. Allora, facciamo così, vado a prendere della Modern Renaissance il colore Antique Bronze, che è questo qua, che è un viola scuro, un po' satinato, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra.
poi vado a riprendere sempre il rosino, questo qua un po', cioè intermedio, e lo riapplico nella piega per riprendere quel tono perché si è un po' perso con questo colore che ho applicato sulla palpebra. Poi, sempre di Anastasia, vado a prendere Tempera e lo applico sotto il sopracciglio perché è un bel colore champagne da illuminante. Mi piacerebbe portare l'oro, questo qua, che è un oro giallo proprio, sulla rima inferiore. Cerco una matita dorata e torno subito. Ok, ho applicato una matita dorata sia nella rima interna che sottostante. Vado a prendere con un pennellino l'oro di We Makeup e lo tampono appunto sopra la matita. L'effetto è veramente figo, io spero che riusciate a vederlo da lì. Comunque non è troppo sbabam, diciamo, non è troppo incisivo, però so che c'è un pizzico di colore diverso lì e mi piace un sacco. Lo porto anche un po' nell'angolo interno, così si vede un po' meglio. Bene, 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 bene. Very good, very good. Comunque gli ombretti luminosi e gli opachi di We Makeup, secondo me, hanno il loro perché, ragazzi, hanno il loro perché. Quindi se voleste completarvi, cioè farvi una palettina, secondo me sono dei buoni ombretti con cui lavorare, eh. Ok, adesso invece vado a prendere il marrone, questo qua opaco, e con un pennellino da eyeliner lo vado a tirare sulla rima superiore e faccio una specie di riga di eyeliner sfumata, chiaramente. Cioè, questo look mi piace un sacco, ragazzi. Cioè, non è troppo strambo, però è già un po' più diverso rispetto ai miei soliti. Mi piace tantissimo. Poi, invece, come punto luce nell'angolo interno, vado a prendere questo, sempre di We Makeup, che non so se lo vediate, ma è un ombretto luminoso a base bianca, ma con un riflesso rosato ed è un pochino più grossolano come texture, un pochino più grezzo, pertanto va lavorato bene, quindi cerco di massaggiarlo quasi nella cialda e picchiettarlo nell'angolo interno. E così facendo vedete proprio che esce il riflesso super rosato. Devo dirlo, personalmente non sono una grande amante di questo genere di texture negli ombretti, perché intanto si sporcano subito quando andate ad pucciarci dentro il pennello per intenderci, ma poi sono un po' più difficili da lavorare. L'ideale sarebbe appunto col calore delle dita, però appunto per dei lavori di precisione di sicuro non vado a metterci il dito, ecco. Anzi, proviamo. Ho paura che diventi un po' eccessivo. Comunque sì, diciamo che non è la mia texture preferita, preferisco di gran lunga questa dove veramente basta cioè, sfiorare con il pennello e vi viene un pigmento super pieno, super ricco. Adesso vado a piegare le ciglia e applicare il mascara. Sappiate che come sempre userò il Paradise Ecstatic di L'Oreal versione waterproof sulle ciglia superiori e userò Lash Academy di Neve Cosmetics su quelle inferiori, cosa che sto facendo da un bel pezzo. Non mi piace tantissimo sulle mie ciglia superiori, però su quelle inferiori è un mascara top perché poi ha questo scovolino super sottile e quindi mi permette di prendere bene tutte le ciglia senza sbavare. Quindi applico il mascara e ci vediamo poi. Mascara applicato, io adoro, cioè questa è un'unica passata del mascara di L'Oreal sopra, io lo adoro, adoro, adoro. Comunque adesso, prima di applicare il blush, scelgo il colore per le labbra. Come vi dicevo, ho potuto scegliere tre dei rossetti liquidi di We Makeup. Adesso vi faccio anche vedere i colori. I colori che ho scelto sono questi tre. Quindi abbiamo il 02, 04 e 38, di cui un nude rosato, un nude pescato e un color zucca, praticamente. E quindi per il look di oggi, secondo me, le opzioni potrebbero essere o il nude pescato o quello rosato. Allora, provo intanto quello pescato, perché ieri ho provato quello rosato ed è bello ma un po' scuretto. Vediamo questo invece come sta. Tra l'altro hanno un applicatore fantastico, è super sottile e permette di fare perfettamente i bordi delle labbra. Wow, che colore figo!
No, vabbè, bellissimo. Cioè, non è neanche un nude, è proprio un pesca. Adesso sta uscendo il sole, scusate se lo vedete riflesso lì. Un'unica passata, gente. Il colore è bellissimo. È esattamente il tipo di rossetto liquido che stavo cercando e che non ho mai trovato, perché o sono troppo arancioni o sono troppo nude, ma questo è esattamente il pesca perfetto. Cioè, pazzesco. Bene, 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 sono troppo contenta. Poi, come texture, inizialmente sono un po' appiccicosi, però una volta che gli date il tempo di asciugarsi, essendo molto sottili come consistenza, si asciugano e devo dire che sono piuttosto confortevoli. Non vi so dire niente a riguardo della durata perché l'ho testato ieri, ma proprio così per vedere il colore, quindi vi terrò aggiornati, però un'unica passata, texture molto sottile che si asciuga piuttosto rapidamente, colore bellissimo e no, sono molto contenta. Completiamo il tutto con un nuovo blush che ho acquistato di Rimmel, questo è lo 001 Third Base e si chiamano proprio Maxi Blush. Avevo sentito Giulia Cova parlarne dicendo appunto che sono dei blush pazzeschi. Allora ho pensato di acquistare questo che è un pesca con un riflesso un po' doratino all'interno. Non ero sicura di usare questo perché pensavo di usare il rosa sulle labbra e invece sono contenta perché così ve lo posso far vedere. Allora, è un blush molto bello a livello di sfumabilità, chiaramente è ideale per ragazze pallide come me, perché questo colore su una carnagione un po' più scura, secondo me non si vede neanche, però come potete vedere si sfuma come niente, non vi lascia una macchia di colore poi da sfumare, bensì create veramente degli strati sottili di pigmento che riuscite a lavorare a vostro piacimento. E il fatto che sia un po' riflessato non ve lo fa pesare, nel senso che non è che sia glitterato, semplicemente ha un blush un po' più luminoso e a me piacciono tantissimo. Se mi seguite da un sacco di tempo saprete che i blush luminosi per me sono un must. Adesso però non so se ci stia poi così bene con l'illuminante come ho messo prima, però vabbè, troppo tardi. E voilà, questo è il look terminato, mi avvicino un po'. Secondo me è ben riuscito, nel senso che è sicuramente un po' più impegnativo di quanto volessi, perché ripeto, oggi è una giornata un po' no, nel senso che il prossimo giro che dovrò fare sarà per andare a recuperare il gatto dalla veterinaria, quindi non è che sia proprio un look da festa, però insomma, giusto per provare un po' di prodotti nuovi insieme, secondo me ci sta. E quindi sì, tanti prodotti nuovi, tante belle scoperte, in primis il fondotinta, ma anche questi rossetti liquidi, la palettina, sono proprio soddisfatta, gente. Scusate per la fascia, ma ho i capelli che fanno schifo stamattina, ho messo un po' di shampoo secco, ma non so se ho rimediato al danno, non li ho neanche sistemati ieri, li ho lavati e non li ho stirati né arricciati, quindi fanno proprio schifo. Va bene, va bene, va bene. Oggi è sabato, il weekend, stiamo tutti un po' più scialli. Capelli a parte, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' compagnia. Voi di sicuro, pur senza essere fisicamente presenti, mi avete aiutato a distrarmi un pochino e niente, sono proprio contenta di aver provato tutti questi prodotti insieme. Secondo me hanno una resa veramente, veramente molto buona. E fatemi sapere poi se ci sono altri prodotti che vorreste vedere. Ho già in mente un altro paio di video che voglio filmare, vediamo se ce la faccio oggi o domani. E niente, quindi questo è quanto per oggi. Spero di avervi tenuto compagnia, come dicevo, e spero specialmente di trovarvi nel mio prossimo video. Iscrivetevi al canale se vi piaccio. Poi ho tutti i miei social, nello specifico Instagram e Facebook, dove potete seguirmi anche quotidianamente. E basta, quindi io vi saluto, vi mando un abbraccio e alla prossima. Ciao! Mua.